prendere gli ingredienti tipici dei giochi arcane e inserirli per la prima volta in un titolo cooperativo con una mappa open world. Questa è la sfida che ha abbracciato Arkane Austin quando ha cominciato a sviluppare Redfall, poco dopo la pubblicazione dell'ottimo Prey. La compagnia si è sempre focalizzata su giochi d'azione single player dalla forte componente narrativa e su ambientazioni dal design articolato e preciso che lasciano ampia libertà di scelta pur rimanendo cucita intorno a chi gioca. Il director Harvey Smith vuole rimanere fedele a questi valori sperimentando con l'idea del multiplayer e di una mappa a mondo aperto. Ecco cosa ci hanno raccontato lui e il co-director Ricardo Beyer quando abbiamo chiesto loro più dettagli su questa nuova impresa. Redfall è il nome della finta città del Massachusetts in cui è ambientata la storia. Un complesso urbano diventato una grande prigione a cielo aperto, visto che un esercito di vampiri ne ha sommerso i confini, mentre il sole è stato coperto da un'eclissi artificiale chiamata Black Sun. Questa permette ai vampiri di sopravvivere e muoversi anche durante le ore del giorno. Il sole e la luna si alternano comunque normalmente. Nelle ore diurne si possono incontrare vampiri rannicchiati che riposano in case abbandonate, ma altri nemici potrebbero vagare per la città a caccia di prede. Alcuni eventi casuali avvengono con più o meno frequenza a seconda del momento della giornata, mentre i vampiri sono più aggressivi con l'arrivo delle tenebre. L'alternanza tra giorno e notte serve soprattutto a creare una diversa atmosfera ogni volta che si visita un angolo dell'isola. Nell'idea del team, questo dovrebbe portare il giocatore a notare dei particolari che contribuiscano ad approfondire la narrativa. L'approccio al level design è assolutamente in linea con le precedenti produzioni del team. Una fortezza può avere molteplici entrate e ogni struttura può essere approcciata in molti modi. Questi singoli luoghi si trovano però tutti all'interno di un unico mondo e per questo saranno influenzati dai sistemi che regolano l'intera isola. Un esempio può essere una meccanica chiamata tempesta di vampiri. Se si fanno infuriare i vampiri, questi daranno vita a questa tempesta che ha l'aspetto di una nuvola rossa con tanto di fulmini. Assieme alla tempesta arriva anche una tipologia speciale di vampiro che comincia a inseguire i giocatori. Per certi versi ricorda gli incubi di Prey ed è uno dei diversi sistemi procedurali che potrebbero attivarsi durante una missione, creando quel gameplay emergente capace di generare situazioni impreviste e rendere ogni partita unica. Un obiettivo simile hanno i nidi psichici, dei dungeon procedurali che permettono di accedere ad aree completamente diverse in altre sacche di realtà. Attorno a ciascun nido c'è una sfera di influenza che rende i nemici più forti, ma che se ignorata tende a espandersi fino a ricoprire intere aree. Questo è il modo in cui i sistemi dell'open world vanno a mescolarsi con gli altri elementi del design. Oltre alle missioni principali che permettono di proseguire nella storia, Arkane promette tutta una serie di attività extra. Riprendi Redfall è una di queste. Qui si devono riconquistare aree della città, sottraendole ai vampiri per restituirle ai residenti. In questo modo si possono sbloccare dei rifugi sicuri dove recuperare medicine e munizioni, o incontrare persone che forniscono nuove armi e oggetti. Non è però semplice. Dopo aver trovato il rifugio, lo si deve liberare dai vampiri che lo sorvegliano, affrontando due o tre missioni specifiche più un combattimento con un mini boss, che spesso è proprio il vampiro che controlla l'intera zona. Oltre a un'ambientazione articolata come quella di Redfall, un gioco Arkane che si rispetti ha bisogno anche di abilità e strumenti che permettono di muoversi in maniera creativa. È qui che entra in gioco il cast di quattro personaggi, ognuno con i propri gadget, armi e tecniche speciali. Layla, Remy, Jacob e Devinder hanno però richiesto del tempo prima che fossero fissati il loro aspetto e le loro specializzazioni. All'inizio il team ha infatti lavorato per archetipi a partire dai loro poteri. Uno avrebbe dovuto saper manipolare la fisica, creare scudi e sollevare cose. Poi ci doveva essere un cecchino che fosse capace di muoversi furtivamente e da qui è nato Jacob. In ufficio abbiamo un bozzetto iniziale in cui Jacob era molto diverso, ci ha raccontato Ricardo Beyer, il co-director del gioco. Aveva un aspetto più militare ed era dotato di un drone che poteva lanciare in aria. Una volta capito come doveva funzionare il personaggio, Arkane ha poi cominciato a rendere Jacob sempre più strano e sempre più vicino allo stile dello sviluppatore. Il drone è stato sostituito da un corvo spettrale. Un occhio è stato sostituito con quello di un vampiro per donargli i poteri sempre più esagerati. Anche se i quattro personaggi sono ben distinti tra loro in termini di abilità e stile di gioco, Arkane voleva che fosse possibile affrontare l'intera avventura in single player oppure in cooperativa con uno qualsiasi di loro.
ciascun personaggio doveva essere in grado di entrare ad armi spianate oppure di muoversi furtivamente, e le loro abilità dovevano essere utilizzabili anche singolarmente. Non c'è quindi nessuna missione che richieda una specifica abilità per andare avanti, né ci sono missioni che costringano due giocatori a utilizzare in tandem i loro poteri. Allo stesso modo, chi giocherà il multiplayer sarà libero di scegliere il personaggio che preferisce, a prescindere che sia stato già selezionato da qualcun altro. Volendo, sarà possibile fare anche un'intera squadra di Layla, anche se i partecipanti finiranno per giocare in maniera simile. Non ci sono build e specializzazioni, quindi i set di poteri saranno gli stessi per tutti. Ognuno dei giocatori, però, potrebbe aver potenziato le abilità diversamente. Sarà presente anche un sistema di personalizzazioni estetiche ed equipaggiamenti cosmetici che permettono di rendere i personaggi molto diversi da vedere. A quel punto, però, non parleranno molto tra di loro. Una differenza importante la farà anche l'arma impugnata, che costringerà ad affrontare ogni situazione con un approccio diverso e dalla giusta distanza. Trovare il giusto bilanciamento nei combattimenti sarà un elemento cruciale nelle ultime fasi dello sviluppo, alterando la quantità di colpi assorbiti dai nemici, la capacità di infliggere danno o la velocità di ricarica dei poteri. Un continuo prova e riprova, esemplificato bene da un aneddoto raccontato da Smith e che risale ai tempi della creazione del primo Dishonored. Lo sviluppo era ormai alla fine, e realizzammo una versione del gioco in cui i colpi letali e le mutilazioni erano impostate al massimo. Ogni attacco era mortale e ogni fendente di spada faceva schizzare per aria un braccio o una testa. L'avevamo chiamata versione Wolverine. Ovviamente non abbiamo pubblicato il gioco in quel modo, ma dopo averci passato una giornata ci siamo resi conto che il bilanciamento che avevamo prima era troppo conservativo. Non c'erano abbastanza mutilazioni e colpi letali, e così abbiamo optato per una via di mezzo che secondo me funzionava molto bene. Sulla possibilità che Arkane possa supportare Redfall con eventi contenuti e attività successive all'uscita del gioco, i due director non si sono sbottonati troppo. Hanno però lasciato intendere che l'intenzione è di arricchire l'esperienza con almeno un DLC, come già successo con Dishonored e Prey. Nonostante abbiano lo stesso nome, il team di Austin e quello di Leone sono oggi assolutamente autonomi. Molto più stretta invece la collaborazione tra Arkane Austin e Roundhouse. Lo studio con sede a Madison aveva lavorato al Prey originale sotto il nome di Humanhead e oggi sotto l'ala di ZeniMax sta avendo una grossa influenza sullo sviluppo di Redfall. Resta il fatto che da diversi anni i due studi di Arkane fanno a gara a chi riesce a sperimentare e portare più all'estremo la formula del team di sviluppo. Dishonored da una parte, Prey dall'altra. E dopo che lo studio di Leone ha sorpreso tutti aggiungendo alle equazioni i loop temporali e gli scontri competitivi di Deathloop, negli uffici di Austin si vuole dimostrare che la formula segreta di Arkane si può adattare anche a qualcosa di apparentemente distante, come un gioco cooperativo in un mondo open world. Se Redfall dovesse anche solo avvicinarsi alla qualità degli ultimi giochi Arkane, ne vedremo sicuramente delle belle. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!